Allora. Bene così. Passaggio. Eccolo là. Allora, mi sto collegando anche sulla versione mobile in modo da visionare tutte le vostre domande. Eccoci qua. Bene, aspettiamo che Facebook crea il pubblico. Fatemi sapere se mi sentite bene, se è tutto a posto, che stasera facciamo. Ciao ragazzi, ciao Ileana, ciao Susanna, ciao a tutti. Allora, Pietro, benvenuto. Allora, intanto spero che abbiate letto l'articolo di oggi, perché da questa settimana saranno riavviate tutte le attività del blog, e tutta una serie di risorse gratuite che potrete vedere per crearvi il vostro fondo pensione in maniera totalmente autofinanziata. Ok, sto attendendo 2 secondi che si collega anche la parte mobile. Mi sembra che si senta tutto bene. Allora, stasera è una serata abbastanza veramente interessante perché ci sono una serie di cose da trattare insieme. Parleremo intanto, come ogni ultimo lunedì del mese, del nostro piano di accumulazione di risparmi, dove noi, oltre che dare i nostri metodi per fare una buona accumulazione di risparmi, cerchiamo di dare un'indicazione alle persone da seguire mensilmente per migliorare quello che è il proprio piano di accumulazione dei risparmi mensili, non un piano di investimento, piano di accumulazione dei risparmi mensili finalizzato alla creazione di un fondo vitalizio dedicato al pensionamento. Poi c'è il fondo, ok? Diciamo che sono due cose separate, ma che viaggiano in parallelo, ok? Due strade che viaggiano in parallelo, dove da una parte inseriamo dentro i nostri risparmi mensili, dall'altra creiamo un portafoglio di investimento dedicato alla pensione. Quindi non un portafoglio dedicato a fare qualche guadagnetto di breve, ok? O dedicato a fare una bella percentuale perché vogliamo gasarci davanti agli amici. Piuttosto creare un fondo che veramente sia degno, un fondo vitalizio che sia degno di essere chiamato tale. Ok? Quindi una cosa importante, tra l'altro, ogni metà del mese facciamo vedere come stanno andando i nostri piani, il nostro fondo di pensionamento. Da settembre faremo vedere dei risultati, dove faremo vedere tutti i risultati storici con tutti i grafici inerenti a quelli che sono stati i risultati dei nostri fondi dedicati al pensionamento, quindi il nostro fondo pensione autogestito, come si muove, quali sono i risultati. Mostriamo sempre i risultati dell'ultimo anno, mentre le persone che semmai hanno già, seguono già i nostri programmi assistiti, conoscono quelli che sono stati gli storici degli ultimi anni. C'è chi segue i nostri portafogli da anni, quindi gli storici non solo li conosce perché li ha visti, ma li conosce perché li ha vissuti, e quindi faremo vedere anche tutta una serie di cose adesso a partire da settembre. Allora, settembre sarà come sempre il mese di ripartenza per tutti dopo le vacanze. Tanti di voi hanno passato la vacanza, tanti di voi sono sfogati, tanti di voi hanno passato questi 15 giorni, questi 15 giorni dove siamo disposti a spendere tutto piuttosto che goderceli, perché dopo dovremo soffrire, soffrire tanto per tanti anni. Ecco, io spero che tanti di voi si possano unire a questo programma. Fate conoscere questo gruppo, alle persone, fate arrivare i vostri amici, fate seguire queste dirette ai vostri amici, fate seguire i contenuti gratuiti perché i vostri amici vi ringrazieranno un giorno di aver conosciuto questo sistema, questo movimento. Faccio riferimento all'articolo che è uscito oggi. Domani seguirà il video sul canale YouTube. L'articolo che è uscito oggi dal blog, quindi il blog che si era fermato per alcuni mesi, tornerà attivo tutte le settimane per darvi delle risorse gratuite veramente di alto livello, come lo studio che ho fatto
in questi giorni, che è stato pubblicato oggi sul blog del MIPAI. Andate sulle pagine, lo trovate, o collegatevi al canale Telegram, il canale Telegram molto importante, seguite, perché tra breve ci saranno delle chat vocali, metterò delle chat vocali perché sarà un nuovissimo programma. La settimana prossima vi presenterò il nuovissimo programma di settembre, ma vi do già qualche anticipazione, ci saranno delle rubriche dedicate, così come anche nella mailing list ci saranno delle rubriche dedicate, ci sarà un focus mensile su quella che è l'economia, su quelli che sono un focus di investimenti, ma ogni settimana anche nella mailing list ci sarà una rubrica dedicata agli investimenti, a come si creano gli investimenti per la pensione e non solo, e una rubrica dedicata alle strategie per crearsi il fondo vitalizio, quindi una rubrica dedicata anche a questo, così come ogni settimana vedete degli spezzoni, degli spunti all'interno delle pagine, quindi ci saranno veramente delle cose molto molto interessanti. Metto qua il link del canale Telegram perché inizieremo a brevissimo quelle che sono le chat vocali, dove vi aiuteremo a creare delle cose molto molto interessanti. Quindi registratevi, chi ha lo smartphone Telegram, scaricatevi Telegram, che è un'applicazione di messaggistica di un livello 10 volte superiore a WhatsApp, veramente molto molto bello, che dà veramente tante funzionalità. Quindi scaricatelo, tenetevelo a disposizione perché saremo anche lì. Quindi sarà un settembre veramente di fuoco con delle grandi novità, ve lo dico già. Allora, per chi si collega, per chi è nuovo, per chi non ci conosce, chi sono io? Beh, io sono Massimiliano Cerra e sono colui che ha portato per primo quello che è il concetto di pensione raggiunta in maniera indipendente, in maniera autofinanziata. E sono colui che anche ha portato quelli che sono i programmi specializzati dedicati a questo, che aiutano poi i lavoratori dipendenti, liberi professionisti, imprenditori a raggiungere il risultato, quindi in pensione prima, molto prima e con più soldi. Ok? Sono uno dei fondatori, tra l'altro, del MIPAI, quindi il movimento di persone, una grande congrega di persone che tutte insieme stanno sfruttando, vogliono raggiungere il pensionamento in maniera autofinanziata. Proprio come si fa in America. In America oggi abbiamo visto gli studi. Chi non ha letto l'articolo di oggi lo vada a leggere. Domani seguirà il video dedicato dove vi spiegherò proprio alla lavagna e farò vedere proprio. Quindi sono due cose simili, ma come sempre con uno stile diverso. Diciamo l'articolo potrebbe essere più approfondito perché c'è tanto scritto, quindi lo scritto solitamente sembra un attimino più dettagliato, ma il video ti dà quell'enfasi diversa e viene spiegato con un'enfasi diversa, ti fa capire di più determinati punti che semmai con lo scritto non riusciresti a capire. Quindi ti fa capire come gli americani, il perché l'America è il paese numero uno al mondo, è perché in America, con il loro sistema pensionistico, che praticamente è come se non ci fosse, quindi loro hanno un fondo assistenziale, e con il fondo assistenziale si muovono, mettendo la coscienza, della pensione nella preparazione delle persone. Ok, ogni persona sa quando inizia a lavorare che deve iniziare, deve crearti da solo il suo futuro, la pensione è il tuo futuro e non è possibile oggi, nel 2021, in Italia, sentire una persona che ti risponde: ma la pensione è tu per la pensione, hai cominciato a lavorare bene, ti trovi bene, ok, a posto, ma per la pensione cosa stai facendo? Che devo fare? Niente, buonanotte, non la vedrò mai. Ecco, è assurdo oggi sentire questo, quando il futuro è un futuro veramente brutto, perché l'Italia diventerà, la pensione italiana diventerà un fondo di tipo assistenziale come quello americano, con la differenza che in America versi il 12%, in Italia versi il 35%, ma pian piano sempre più vecchi con sempre meno soldi, siccome quando la nostra vita termina, l'INPS non ci dà più niente, non è che rende il fondo che abbiamo accumulato ai nostri parenti, non lo rende, quindi viene spazzato via, come dico sempre. Le Jason Fe
il banco vince e quindi mira a farci diventare sempre più vecchi con sempre meno soldi. Diventerà un fondo assistenziale. I nostri figli sono destinati, noi siamo già destinati male col nuovo regime contributivo, e i nostri figli saranno destinati ancora peggio, in un peggioramento. Chiaramente avremo delle pensioni da fame, ma ogni persona deve comprendere che deve creare delle soluzioni alternative. La soluzione alternativa che abbiamo presentato noi è una soluzione alternativa che funziona al 100%. Perché? Perché tu accumuli sul tuo conto corrente, gestisci tu, non ci sono assicurazioni, non ci sono promotori finanziari, non c'è INPS, non c'è nessuno che ti dice forse te la do, forse non te la do più, forse te la levo, forse te la rimetto, ok? Non c'è nessuno, per cui funziona assolutamente al 100%, e chiaramente avendo una rivalutazione come quella, una rivalutazione media del mercato, noi la calcoliamo addirittura più bassa, inevitabilmente sarà più alta e molto migliore di quella che ti presenta l'INPS, o ti può presentare qualsiasi ente previdenziale, o che ti può presentare qualsiasi compagnia assicurativa di pensione integrativa, di previdenza complementare, i PIR, tutta quella roba là. Lasciate perdere tutto, ve lo ripeto, autofinanziate, in pochi anni raggiungete il risultato, ok? È solo una questione di tempo. Vedrete poi, quando vedrete, adesso li vediamo tutti i mesi, ma da settembre vedete ancora molto più approfondimento, e vedrete come un fondo di investimento, come si crea, come si gestisce un fondo di investimento dedicato alla pensione e i risultati che può comportare. Stasera iniziamo a fare un'introduzione, a parlare di quello che è un fondo di pensionamento e come si crea un fondo di investimento dedicato alla pensione, e la differenza che c'è tra un fondo di investimento dedicato alla pensione e un investimento normale, un portafoglio di investimento. Ci sono delle differenze sostanziali che non sono da poco. Allora, invito a tutti a guardare l'articolo dove parliamo di pensione italiana, pensione americana, differenze sostanziali, come ovviare. C'è l'articolo sul blog, e domani mattina preparatevi perché c'è il video completo, quindi video più articolo, cercate di comprenderlo bene, memorizzate, capite, e riuscirete a capire come in un sistema diverso, perché è l'economia più grande al mondo, perché nell'economia più grande al mondo le persone vivono molto meglio di noi, vanno in pensione molto prima, con molti più soldi, e leggendo questo articolo e vedendo questo video comprenderete perché. E comprenderete perché dovete farlo anche voi. Perché non per niente l'Italia è 30 anni indietro all'America, l'America è 30 anni avanti. Un motivo ci sarà, ok? Quindi molto probabilmente è meglio seguire la migliore economia del mondo che un'economia scarsa che va avanti a tentoni, ok? Allora, come sempre, come ultima diretta del mese, noi andiamo a vedere quello che è il nostro piano di accumulazione di risparmi, ok? Quindi andiamo a vedere il nostro piano di accumulazione, come si muove, come sta andando. Intanto io sto cercando di collegarmi sul mobile qua, perché mi dà qualche problemino. Vediamo un po'. Allora, vediamo un pochino se si riesce. Stasera va male. Benissimo. Allora, entriamo da quest'altra parte, vediamo. Il mercato oggi è leggermente rialzista. Andiamo a vedere come comportarci con il nostro piano di accumulazione di risparmi, contando che il mercato è sui massimi. Allora, il mese di settembre, anche per quanto riguarda i nostri portafogli di investimento, il mese di agosto l'abbiamo lasciato leggermente flat, perché il mese di agosto i vari movimenti non sono spesso supportati da dei capitali di un certo tipo, quindi se vediamo dei grandi rialzi come i massimi assoluti toccati l'anno scorso e anche quest'anno, il mercato, in assenza di grandi movimentazioni di grandi capitali che girano, ha ritoccato ancora una volta ad agosto i massimi, dopodiché settembre, ottobre, novembre sono stati degli storni molto importanti l'anno scorso. Abbiamo detto l'altra volta come può influire molto poco la guerra in Afghanistan, ma può influire
in una certa maniera l'aumento dell'inflazione, il famoso tapering soprattutto, che sono i due elementi più importanti, ne abbiamo parlato nella diretta della settimana scorsa, abbiamo parlato dove ha fatto un focus di economia un pochino più approfondito, in particolare 2 settimane fa, ancora abbiamo fatto degli spunti la scorsa settimana. Per cui quanto sia importante quelli che sono questi eventi che possono condizionare in particolare il settembre, perché il settembre è il mese in cui sicuramente tornano in campo i fondi, i grandi fondi di investimento, tornano in campo gli investitori che semmai da agosto si sono fermati un pochino. Il mercato intanto ha rotto i massimi, lo Standard & Poor's 500 ha superato i 4.500 punti negli ultimi giorni, nelle ultime sessioni. Dopo uno storno, faccio notare che il mercato negli ultimi 4 mesi veramente ha avuto degli storni dell'1% e sono durati un solo giorno, per cui il mercato è veramente a rotta di collo, sempre al rialzo, sempre su, sempre su. Okay? Veramente in maniera continuativa. Allora, come sempre, però, prima di guardare i dati tecnici, prima di guardare il nostro piano di investimento, il nostro piano di accumulazione, come crearsi un investimento dedicato al pensionamento, come sempre, ricordiamoci, la prima cosa fondamentale, la prima cosa fondamentale sono, eccoli qua. I 10 comandamenti del patto MIPAI, del pensionamento indipendente. Prendi in mano tu la tua vita e il tuo futuro, nessuno può farlo meglio di te, funzionale a te così come vuoi tu. E questo è il comandamento numero uno che tutti dovrebbero prendere in considerazione, in particolare dopo aver letto l'articolo e il video che vedremo domani mattina sulla pensione italiana e pensione americana. Riparti adesso, senza esitazione, qualsiasi sia la tua condizione attuale. Regola numero 3, sfrutta la vena d'oro che hai già a disposizione, comprendila, ampliala con la tua nuova conoscenza e con il sistema MIPAI. Regola 4, non svuotare tutto il tuo sacco quando è pieno. Tu sei il primo obiettivo, impara a minimalizzare e semplificare, impara a vivere la vera essenza, l'essenziale. Regola numero 5, impara le semplici regole storiche ed universali per moltiplicare esponenzialmente i tuoi averi. Molto importante. Punto 6 è connesso al punto 5. Proteggi il tuo futuro. Deve essere sicuro nei metodi, negli strumenti, nella filosofia. Con la pensione, col nostro futuro non si scherza. Con gli risparmi che abbiamo sudato non si scherza. Dico sempre che spesso quando facciamo delle cose troppo poco pensate connesse all'avidità, ciò che andiamo a rischiare veramente è il capitale stesso. Quindi il prezzo da pagare è il capitale stesso, quindi il risultato dei nostri sforzi. A me è capitato nel passato e ho deviato in maniera drastica, seguendo in maniera puntuale il comandamento numero 6. Comandamento numero 7, allinea te stesso in tutti i campi, ritrova ancora la tua vera essenza fuori dai condizionamenti di massa per vivere davvero. Solitamente tutto quello che fa la massa, nel 95% dei casi, non va bene. Punto 8, TMO, sfrutta al massimo la leva del tempo con il metodo per l'obiettivo. Punto numero 9, non smettere mai, persegui la costanza e mai la velocità. Ok? Persegui la costanza e non la velocità. La costanza ti porterà al pensionamento. La velocità ti fa fare lo scatto felino per poi lasciarti senza fiato. Punto numero 10, comandamento numero 10, non fare mai niente che vada in contrapposizione ai punti precedenti. E sarà un bel vivere, quindi nella tua nuova vita, nella tua rincorsa verso la libertà che arriva all'età che vuoi tu, col pensionamento creato da te, con la somma che tu vuoi, nel tempo che tu vuoi, con il tenore di vita che tu hai deciso e che è sul tuo conto corrente. Ricordati bene, per questo è sicuro, per questo arriva, perché non lo gestisce nessuno, lo gestisci tu. Non fare niente che vada in contrapposizione a questi comandamenti e non sbaglierai mai. Per tutti coloro che vogliono creare, avere un piano di pensione
pensionamento indipendente, perché ricordiamoci che il piano di pensionamento inizia sempre con il primo passo. Il primo passo è avere il piano pianificato, avere la pianificazione, sapere in quanto tempo puoi andare in pensione, quanto tempo ti ci vuole, ripartendo dalla tua situazione attuale, quanto potrai vivere di rendita con il fondo che hai creato. Vai su massimilianocera.it, parti da qui, prenota un piano di pensionamento che ti viene fatto in maniera gratuita da degli allenatori che ti dedicano due chiamate, un piano completo scritto, ti consegnano un piano scritto dettagliato. Comprenderai in quanto tempo puoi raggiungere il tuo obiettivo e potrai anche seguire quelli che sono i piani assistiti, dove ti assistiamo fino alla pensione con degli abbonamenti e potrai veramente essere seguito fino in fondo anche per gestire tutto, oltre che il tuo fondo di investimento dedicato alla pensione. Ultima cosa, ricordiamoci che ci sono ancora poche ore fino al 31 di agosto, i libri di Massimiliano Cera, quindi su massimilianocera.it/libri, vai, ti inserisci dentro e puoi prendere i libri al 50% di sconto in tutti i formati, formato cartaceo, formato ebook. Fatti una lettura che ti può veramente cambiare la vita, ti fa conoscere tutte queste dinamiche. Ripeto sempre, per coloro che sono alle prime armi, se sei alle prime armi e non hai mai sentito niente di finanziario, niente di come si può gestire una finanza personale o riorganizzare, riqualificare una finanza personale, si parte col libro Diventa Milionario partendo da dipendente, si può continuare con La Pensione Quando Vuoi Tu, che è il metodo che mettiamo in atto per il nostro piano di accumulazione e che vediamo stasera, e poi possiamo leggere Adesso Basta, Vado in Pensione Quando Voglio, quindi da strutturazione completa da mettere in atto per crearsi un fondo di pensionamento in maniera indipendente, crearsi una nuova filosofia di vita, una nuova struttura di vita per arrivare al pensionamento. Fermi lì, chiudiamo, torniamo a noi e andiamo a vedere il nostro piano di accumulazione di risparmi, andando a vedere come si è mosso il mercato finanziario nell'ultimo mese, quindi rispetto al mese scorso. Ricordiamo che noi il piano di accumulazione dei risparmi abbiamo deciso qua in diretta di gestirlo insieme, di valutarlo insieme l'ultimo lunedì di ogni mese. Come possiamo vedere, questo è lo storno del 2020, il famoso coronavirus che aveva riportato il mercato più o meno ai livelli del 2018, dello storno un po' più piccolo del 2018. Lo storno del 2018, che era stato uno storno piuttosto interessante, di circa il 15-16% nelle ultime sessioni dell'anno, aveva infatti ridimensionato molto i portafogli, che erano a più 15 e sono arrivati molto meno. In realtà non erano andati benissimo i mercati, noi col nostro fondo di pensionamento, mentre il mercato ha chiuso a quasi meno 16%, noi siamo riusciti a restare in positivo, quindi molto molto interessante. Oltre poi a creare delle medie veramente interessanti negli anni successivi, proprio a fronte di questi risultati, oltre poi a creare l'annata migliore proprio l'anno scorso durante il coronavirus. Allora, rispetto al mese scorso, andiamo a vedere come eravamo messi nel mese scorso, quindi al termine di luglio. Quindi al termine di luglio il mercato era sui 4.400 punti, adesso è 4.500 punti, per cui niente da dire, il mercato è salito. Che cosa fare? Per coloro che fanno delle accumulazioni di basso livello, ok? Basso livello intendo 100, 200, 300 euro al mese, ok? Può convenire non accumulare niente questo mese e attendere il mese successivo. Per coloro che invece hanno ferme delle accumulazioni da un po' di tempo, oppure fanno delle accumulazioni molto più ampie, dai 500 euro in su, 1000 euro al mese, 1500 al mese, 2000 al mese, quindi le persone che hanno maggiori capitali, consigliamo accantonare almeno il 30% della quota, quindi almeno un 30% della quota andare ad accantonare, anche se siamo sui massimi, anche se c'è stato un rialzo rispetto al mese scorso. L'intento è sempre quello di accumulare, quindi di fare un'accumulazione, ok? Quindi accumuliamo in maniera serena e tranquilla, semplicemente andremo ad accumulare molto di meno quando il mercato va bene e stapperemo gli spumanti in maniera corposa proprio quando il mercato
avrà degli storni perché ci saranno. Okay, prepariamoci, ora non sappiamo di che tenore, abbiamo parlato in una diretta, mi sembra 3 settimane fa, se non sbaglio, dell'eventuale storno che ci potrà essere e le motivazioni che potranno portare a questo. E quindi siamo assolutamente convinti che inevitabilmente un retracciamento ci sarà, non sappiamo di quale tenore, quindi saremo pronti a sfruttarlo sia per quanto riguarda il nostro piano di accumulazione, ma anche a sfruttarlo per quello che è il nostro fondo di investimento dedicato alla pensione. Ok? Bene, direi che per questo mese non ci sono molte cose da aggiungere. Mi andrei a guardare anche quello che è il fondo tecnologico, meglio il Nasdaq. Ok, andiamo a dare un'occhiata. Andiamo a dare un'occhiata insieme perché il fondo tecnologico Nasdaq è anche questo arrivato sui massimi. Okay? Il fondo tecnologico Nasdaq ha tirato molto, molto di più. Poi, diciamo, quest'anno, all'inizio del 2021, ha avuto un'andatura piuttosto laterale fino agli storni di maggio, e poi da metà giugno in poi è ripartito anche questo. Quindi, i primi 6 mesi è stato piuttosto fermo, ha avuto un momento di accumulazione. Tanto è vero che noi, proprio nei mesi di maggio, abbiamo fatto delle accumulazioni più interessanti, non a caso, dove ci sono stati degli storni, e poi adesso stiamo sfruttando una buona situazione in attesa poi che ci siano delle movimentazioni, quindi un ritorno della volatilità, in attesa che sui mercati ci siano più capitali che si muovono, più capitali in movimento, che è una cosa molto molto importante. Allora, vediamo se ci sono delle domande. Ok, vediamo se ci sono delle domande. I prezzi delle materie prime sono alle stelle, conviene investire? Allora, i prezzi delle materie prime. I prezzi delle materie prime in questo momento ci sono delle oscillazioni di un certo tipo. È vero che ci sono delle oscillazioni di un certo tipo, diciamo più che essere alle stelle, c'è tanta attenzione, c'è un'attenzione molto forte dietro. Le persone sono attente alle materie prime, gli investitori sono attenti alle materie prime, chiaramente le materie prime, sulle materie prime non si può parlare di un investimento, si può parlare di una speculazione e di sfruttare un trend momentaneo. Ecco, dimentichiamoci di avere delle materie prime per dire: ah, io oggi mi compro il cacao e il grano e me lo voglio tenere per i prossimi 15 anni. No. Questo mai non esiste proprio, ok? Tra 15 anni il prezzo del grano potrebbe essere lo stesso di oggi, anzi è molto facile che sia lo stesso di oggi, così come quello del cacao, così come quello del caffè, così come quello del petrolio, ok? Ci saranno però dei movimenti, sono dei mercati molto molto pieni di liquidità, quindi è molto facile che ci siano degli ottimi movimenti. E per le persone che vogliono sfruttare dei trend di breve termine, che non servono, ricordiamo, per fare il fondo di pensionamento, ed è quello di cui parleremo stasera inoltre, non serve per fare un fondo di pensionamento, ma serve per quelle persone che vogliono creare degli investimenti, sfruttando dei trend, degli investimenti di breve termine per aumentare la propria liquidità, per aumentare le proprie entrate e per sfruttare queste entrate per andare poi a inserire nel proprio fondo. Okay? L'intento deve essere sempre uno, perché io noto le persone, ho notato tanto, ho conosciuto tantissimi investitori nel corso del tempo, ai vari trading forum, io ho seguito tantissimi corsi sui mercati finanziari, ho iniziato nel 1998, ho veramente conosciuto tantissime persone, quindi ho oltre 23 anni di esperienza nel settore, e ogni volta che chiedevo alle persone quale fosse l'intento dell'investimento, l'intento era quello sempre e solo speculativo, quello di tirar fuori i soldi di breve, cercare di guadagnare qualche cosina, fare un po' a gara con qualcun altro, sentirsi fighi quando si guadagna tanto e nascondersi quando si guadagna poco. Ok? Bisogna stare attenti alle materie prime, attenti al forex, attenti alle valute. Sono ottimi strumenti per fare investimenti assolutamente ristretti di breve termine, e non altro, ma sono i peggiori per chi ha meno competenza. Ok? Per chi ha meno competenza possiamo fare anche degli investimenti di breve termine, ma è molto consigliato o le azioni singole che si muovono meno
ma proprio per questo sono più sicure e poi si muovono in base a quelli che sono dei risultati, quindi possiamo anche prevedere in parte quello che possono fare, e gli indici di mercato sono le cose migliori su cui lavorare, mentre materie prime e valute sono le cose peggiori per chi ha meno esperienza, perché è prezzo, valore, domanda e offerta. Quindi non c'è una sicurezza che andranno al rialzo, ok? Ci sono delle oscillazioni dovute alle giornate, ai momenti, ai trend del momento, per cui dobbiamo comprendere questo. Investire sulle materie prime, si possono utilizzare, sfruttare quindi dei movimenti di breve termine. Sui movimenti di breve termine ci saranno belli aggiornamenti a settembre, perché molto probabilmente implementeremo qualche cosina all'interno delle dirette. Stiamo pensando di inserire un nuovo format all'interno delle dirette, dove per un mese, all'interno, per una sessione al mese, parleremo proprio di questo, quindi degli investimenti di breve termine, che cosa si può sfruttare e i metodi che noi utilizziamo. Facciamo vedere i metodi e i risultati che otteniamo, oltre che darvi degli spunti interessanti. Quindi seguite a settembre, perché ci sarà un implemento veramente interessante. Ma non conviene togliere un po' di quota dagli ETF che sono saliti molto per avere una liquidità da investire sui ribassi? Allora, no, no, non conviene. Allora, una liquidità da investire sui ribassi tu la devi avere come pianificazione, ok? Quindi, valutiamo bene. Ti dico come ci muoviamo noi sui nostri portafogli di investimento, ok? Intanto fai delle entrate graduali. Okay? Non ti sbagli mai. Secondo, una volta che hai buttato tutti i soldi, se tu sei un esperto di un certo livello, ok? Allora puoi fare tutto azionario. Io e Mauro Benfatto, che ben conoscete, che rivedremo anche lui a settembre, abbiamo dei portafogli interamente azionari, sia di azioni singole, sia di fondi. Nei portafogli di fondi non inseriamo dentro quote obbligazionarie noi, ma nei portafogli di investimento dedicati al pensionamento si inseriscono. Quindi non è che tu devi prevedere che il mercato andrà giù, per cui togli dei soldi prima, ok? Perché togli dei soldi quando stanno andando così bene, per quale motivo? Togli dei soldi che potrebbero, il mercato sta continuando a salire. Cioè hai un cavallo che è dentro, un cavallo di razza che è dentro la platea, e sta correndo di brutto, e tu dici: no, aspetta, voglio tirare le redini, lo voglio fermare, perché cioè non ha assolutamente senso in questo momento, non ha senso. Piuttosto, all'interno del tuo fondo lascia una quota di liquidità e lascia una quota obbligazionaria. Una quota obbligazionaria e una quota di liquidità servono per due motivazioni strette, o meglio, ritirare dei soldi se hai bisogno. Quindi se hai bisogno non vai a toglierti dei soldi di tasca o vendere un investimento buono, non lo fai. Mentre invece sulla parte obbligazionaria puoi liquidarla, quindi non va tanto in su, non va tanto in giù, sta abbastanza ferma, soprattutto in questo periodo. In questo periodo sicuramente è un periodo che per la quota obbligazionaria non ci sono delle grandi performance. Gli anni scorsi invece sono state delle performance interessanti. Una quota obbligazionaria gli anni scorsi ti dava un 3-4%, ok? Quest'anno, ma anche per l'anno prossimo, ci possiamo aspettare massimo un 1%, ok? Se va bene. Però è una quota dedicata a questo, che può essere liquidata all'evenienza per essere inoltrata nel mercato proprio nel momento in cui ci possono essere delle situazioni di un certo tipo, delle situazioni interessanti. Quindi se sei una persona che ha una liquidità abbastanza interessante che entra ogni mese, per cui sai che hai il portafoglio ultimato, ma sai che poi hai delle quote da inserire dentro, allora va bene così. Se invece hai un portafoglio, hai soltanto quello e vuoi gestirlo meglio come fondo di pensionamento, perché ricordiamo, c'è le quote investite come fondo di pensionamento e il piano di accumulazione. Se non hai altre quote da inserire nel fondo di pensionamento più ampio, quindi non hai altri soldi che entrano in maniera corposa, struttura quindi non vendere prima, non ha senso. Io in questo momento non vendo. Cosa vendo?
Non vendo. Vendo il cavallo che corre, ma non esiste. Nel fondo ci deve sempre essere una quota variabile di obbligazionario o di liquidità, ok? Proprio per essere sfruttata per questo contesto specifico. Poi, quanto è grande questa quota dipende da te, ok? Dipende da quanto vuoi spingere, ok? Se sei una persona un pochino più emotiva, un po' meno emotiva, da quanto vuoi spingere il tuo portafoglio di investimento. In linea generica si spinge molto di più quando si è giovani e si ha un po' meno soldi, si spinge molto molto di meno quando si è più avanti e si hanno molti più soldi, ok? Cioè, se io oggi ho un mio fondo di... e ho 15.000 euro da parte, è normale che cerco di spingere un po' di più, ok? Se io avessi 1 milione di euro, cosa vado a cercare? I rendimenti estremi non c'è bisogno, ok? Basta andare ad avere una situazione di protezione di un certo tipo. Quanto deve essere questa quota per la liquidità? 10, 20, 30, 100. Allora, vediamo subito. Allora, il fondo, quello che è il consiglio che ti do, è avere. Allora, come dico, dipende da te, ok? Un fondo di liquidità, una liquidità sicuramente molto ristretta, può essere un 4-5%, ok? Un fondo di liquidità da tenere, e poi devi anche vedere tu, dipende da te, uno, se devi utilizzare questi soldi, se hai la possibilità che qualsiasi cosa succeda non hai altro, per cui se si rompe la macchina comunque devi attingere lì. Prima cosa, seconda cosa, qual è il tuo livello emotivo? Se vuoi spingere al massimo, puoi ridurre una quota di obbligazionario, ad esempio, a un 10-15%. Se vuoi qualcosa di un po' più stabile, hai maggiori capitali, puoi avere una quota maggioritaria, ok? Quindi tra liquidità e fondo obbligazionario, ad esempio il nostro portafoglio ICA Accelerator, che è il portafoglio più utilizzato dalle persone che seguono i nostri sistemi assistiti, abbiamo un 15% tra l'uno e l'altro, ok? Però lo ripeto, dipende da te, non c'è una quota fissa, ok? Dipende da te, da questo, da questi parametri specifici. Allora, se ci sono altre domande, allora, bene, come faccio a contattare Giovanni? Ah, ti scrivo in privato. Ok, bene, mi ha fatto oggi una domanda. Ok, faccio vedere. Mi ha fatto oggi una domanda su nuove attività che si svolgono, che sono pubblicizzate in questo periodo. Ti faccio contattare da Giovanni in modo che poi scrivergli, puoi chiedergli delle informazioni private su questo. Allora, volevo parlare bene di quello che è il fondo dedicato all'investimento. Il fondo dedicato all'investimento è un fondo un pochino diverso, ok? Rispetto a quelli che sono gli investimenti classici di cui si è parlato poco fa. Il fondo di investimento deve avere delle caratteristiche specifiche se è un fondo dedicato al pensionamento. Ok, quindi fai il portafoglio di investimento. Solitamente le persone che fanno un portafoglio di investimento non hanno mai un obiettivo specifico come abbiamo noi. Noi abbiamo un obiettivo, non è che siamo lì a fare investimenti per fare i fighi davanti agli altri o per dire noi siamo più bravi di quello o piuttosto che di quell'altro. Ok? Ecco, Giovanni, tra l'altro, è collegato, per cui per ben, ti scriverà. Ti scriverà in privato. Quindi non serve per fare, però gran parte delle persone che fanno i portafogli di investimento, vedono gli amici, vedono gli YouTuber, vedono questo, vedono quell'altro, si muovono un po' con questo sistema mentale, o meglio quello di fare qualche cosina, ok? Di fare qualche cosina in più, vantandosi quando il vento tira a favore, come adesso, e piangendo quando le cose vanno male. Solitamente funziona così. In questo momento tutti, le persone, quando hanno visto i nostri portafogli dedicati al pensionamento, i nostri risultati, ogni volta, ogni tanto scrivono: ma guarda, ma sai cosa? Anche io ho fatto questo risultato. Quindi anche, già quando mi parli di anche, significa che stai facendo un confronto. Anche io, bravo, complimenti. Guarda che però, proprio quando il mercato ha fatto peggio,
Noi abbiamo fatto i risultati migliori, abbiamo battuto il benchmark, lo vedremo dal mese prossimo, vedremo poi i confronti col benchmark. E quando batti il benchmark, batti il mercato, vuol dire che sei un gestore di un certo livello. Proprio quando il mercato va male. Quando va bene, col vento in poppa, tutti, bene o male, prendono qualche risultato. E anche qua bisogna vedere il risultato, perché molte persone, ultimamente, qualcuno mi ha scritto, ha detto, ah, io ho, qualcuno mi ha scritto ultimamente, mi ha detto, io ho money farm, e ho visto, mi hanno portato dei bei risultati. Beh, bravo, beh, sono contento. Che risultati hanno portato? Ho fatto una serie di punti percentuali negli ultimi 3 anni. E ho detto, va bene, sì, diciamo che è una performance positiva, ma il mercato negli ultimi 3 anni ha tirato sul 50%. Vi dico già, era una performance poco sotto il 10%. Cacchio, ma non è niente. Quindi, nella percezione delle persone, qual è il buon risultato? Il buon risultato non è stato positivo e buono, perché solitamente vado alle poste e mi danno l'1%, per cui se io faccio il 9% è buono. No, aspetta, nel 2019 il mercato ha fatto il 25% e tu che hai fatto il 4% non è buono. Non è buono, ok? Quindi bisogna vedere il rapporto. Dal mese prossimo vi faremo vedere i nostri storici rapportati al benchmark. Vi faremo vedere soprattutto il risultato esponenziale che si crea in maniera numerica, un qualcosa che non avete mai visto, ma lo vedrete dal mese prossimo. Quindi metà settembre, per l'appuntamento in diretta di metà settembre, iniziate a segnarvi l'alert perché sarà veramente molto molto interessante. Quindi il portafoglio dedicato al pensionamento, quindi il fondo di investimento dedicato al pensionamento deve essere diverso, deve avere una serie di parametri, quindi deve essere sicuro. Ok, vi do 4 parametri, poi ne parliamo bene il mese prossimo, vi farò vedere proprio una serie di scalette scritte che ve le tenete. Deve essere sicuro. Quindi deve essere un investimento sicuro, non può essere un qualcosa soggetto a oscillazioni, soggetto a oscillazioni, il mercato lo è, ma non può essere soggetto a crolli, oscillazioni, non può essere, faccio l'esempio, il Bitcoin o azioni di un certo tipo che sono soggette a forti spostamenti di prezzo, ok? Ci deve essere un piano di controllo, quindi deve essere controllato, deve essere gestito con un piano di uscita, ok? Come diciamo sempre, è il gestore che fa la differenza, non sono i titoli buoni, ok? Ci deve essere una gestione. È quando c'è una gestione che fa la differenza. L'anno scorso il mercato ha fatto il 15%, indicativamente noi abbiamo fatto il 37% con il portafoglio. Com'è possibile? Perché quando il mercato ha avuto il tracollo, poco prima noi abbiamo tagliato, abbiamo protetto il nostro fondo e siamo rientrati dopo, togliendoci da tutto quello che è stato il crollo, che poi sarebbe potuto durare, come quello del 2008-2009, per esempio, poteva durare per anni, o come quello del Giappone, che c'è stato un crollo negli anni 90 e dopo 30 anni stanno ancora aspettando che ritorni su, ok? Non deve essere toccato il tuo fondo di investimento per il pensionamento. Non deve essere toccato, non devi stare tutti i giorni lì perché è un fondo dedicato al pensionamento, è un fondo vitalizio che lasci lì e sarà investito in un fondo dedicato al pensionamento per sempre, per tutta la vita. Per cui non è un fondo che tu vada a fare il trading, vada a fare le corse lì a guardare se sale, se scende. No. Okay? Il fondo di pensionamento ha dei requisiti particolari, è proprio per questo che ci siamo specializzati sul fondo di pensionamento, sulla gestione di un fondo di pensionamento. Punto numero 4, è l'ultimo spunto che ti do per questa sera, ci devi pensare tu, okay? Al fondo di pensionamento ci devi pensare tu, non è un fondo che ci deve pensare qualcun altro. Al fondo di pensionamento ci devi pensare tu, devi imparare a creare quello che è un fondo di investimento dedicato al pensionamento. Risultati? Farai 1.000 volte di più dell'accumulo della pensione, farai 1.000 volte di più di qualsiasi assicurazione dell'INPS, dei piani integrativi, dell'IPIR, di tutto quello che ti propongono. Non ci sarà mai paragone, sarà protetto e ti porterà al pensionamento anticipato con molti più soldi, molto prima con molto di più, ok? Con una buona gestione, una buona tecnica, una buona strutturazione mentale.
Allora, andiamo a vedere un paio di domande. Allora, Renato ci chiede: ciao Max, conviene anche avere un portafoglio delle azioni per compensare le minusvalenze generate dagli ETF? Sì, certo, sì, assolutamente. Sappiamo che gli ETF, sotto l'aspetto delle minusvalenze, non possono essere compensati, cioè nel senso, se io ho una perdita con un ETF, quindi devo vendere, quindi devo ridurre una quota, ad esempio, ad un livello leggermente inferiore, poi la volta dopo che il mio ETF ha un risultato positivo, non viene compensato. Questa è una delle norme che hanno messo, per cui invece con l'azione lo puoi fare. Può convenire, eh? Sì, in realtà è difficilissimo avere con un piano di fondo di pensionamento. Se tu gestisci l'investimento dedicato al pensionamento, difficilmente vai a crearti delle minusvalenze. Può capitare, ad esempio, se tu avevi fatto il tuo fondo di investimento, che ne so, a gennaio dell'anno scorso o a febbraio, il mese dopo avevi lo storno, la botta del coronavirus, poteva capitarti, per cui dovevi tagliare il tuo portafoglio per proteggerlo, e semmai lo tagliavi ad un valore leggermente inferiore o un po' inferiore. Tutti quelli che invece hanno i portafogli con l'anno scorso hanno tagliato, sì, ma tutti in guadagno, un fortissimo guadagno. E capiterà anche a te, ok? Nel caso però specifico, se capitasse una cosa del genere, hai creato una minusvalenza, poi dopo rientri e in realtà non te ne frega niente, perché tanto il tuo fondo recupera sicuramente quella me la media che fa la differenza, non è quello del breve termine. Però con le azioni puoi compensare. Chiaramente, per farti anche un portafoglio azionario, ci vuole una competenza maggiore. Devi fare dei numeri di un certo tipo e puoi fare di più, ma devi avere una competenza maggiore e devi seguire di più, devi saper seguire di più. Quindi un fondo di pensionamento fatto con le azioni singole si può fare, sì, certo. Può andare meglio, sì, certo, assolutamente. Lo facciamo vedere ogni mese, ma va seguito molto di più. Quindi c'è un lavoro maggiore, bisogna vedere quanto tempo hai da dedicare. Allora, Matteo, accumuliamo liquidità da parte pronta a inserire. Sì, Matteo, sì, io sono sicuro che tutti coloro che stanno concludendo il portafoglio, il nostro portafoglio assistito dedicato al pensionamento, tutti quelli che lo stanno concludendo in autunno, io credo che lo concludiamo tutti, perché sicuramente ci saranno delle movimentazioni di un certo tipo, non dico per forza delle movimentazioni che possono far pensare a un crollo, però ci saranno sicuramente delle movimentazioni, rientra la liquidità. Quando rientra la liquidità, le notizie vengono prese in maniera diversa. Oggi una notizia, quando c'è maggior liquidità, poi tutti mi parlano di quello che sarà il crollo, eccetera, eccetera. Quindi sappiamo che ogni volta che c'è una notizia un po' così e così, le persone mirano a vendere, quindi creano una situazione di panico che può durare un giorno o due. Quindi, quando c'è liquidità, le cose cambiano. Ok? Allora, non sarebbe meglio un pacco di 10-15 azioni tipo Apple, Amazon? Un pacco di 10-15 azioni, tipo, questo è un portafoglio di investimento dedicato al pensionamento. Non so se lo ripeto, si può fare, ma io il mio fondo dedicato al pensionamento, io che ho oltre 23 anni, vado per il 24esimo anno di esperienza, ho creato queste strutturazioni. Il mio fondo di pensionamento non ha delle azioni, c'è un'azione dentro, sì, c'è un'azione dentro, una sola, ma non c'è, ci sono tutti i fondi ETF. E basta. Fondi comuni, cioè alcuni fondi semiattivi, attivi e gran parte ETF. Il fondo con le azioni lo utilizzo per capitalizzare, per avere una capitalizzazione più ampia in un termine più breve, per chi ha un po' di liquidità e vuol farlo. Sappiamo che possiamo anche utilizzare una leva, faremo qualcosa di dedicato ancora a settembre. Chi ha visto i nostri portafogli, intanto, dove abbiamo fatto le 10 migliori azioni su cui investire l'anno scorso, che hanno superato il 70%,
se li ricorderanno bene, però fare questo, ecco, ti consiglio di fare questo per fare degli investimenti paralleli e creare, semmai, una liquidità maggiore da inserire nel tuo fondo pensione. Il fondo pensione che devi lasciare lì e devi accumulare nel tempo per andare a fare dei prelievi graduali di pensionamento rapportati allo stile di vita che vuoi avere, al tuo tenore di vita, ti conviene farli su fondi ETF, perché non devi, non è un fondo speculativo dedicato a un guadagno di breve, ok? ETF Brasile, purtroppo, Renato, cosa mi avevi chiesto? Compare delle azioni, ah, ETF Brasile, ah, ecco, nel senso, hai avuto una minusvalenza con l'ETF Brasile. Sì, si tratta di un investimento speculativo. L'ETF Brasile è tutto quello che è mercati emergenti, mercati dove no, cioè, ci sono delle economie che non sono del tutto sviluppate, e soprattutto ci sono delle situazioni politiche non del tutto sviluppate o non sviluppate bene. Abbiamo visto la Cina è un paese che economicamente è molto forte, ma ci sono, cioè, non dico che c'è una dittatura, ma c'è un qualcosa di politicamente molto instabile, per cui è stato un crollo non dovuto al fatto che le cose non vanno bene, ma dovuto all'intervento della politica. Il Brasile e tutti questi paesi, diciamo così, emergenti, hanno delle economie che sono in grossa crescita, ma soggetta a mille variabili, con delle situazioni politiche che possono cambiare da un momento all'altro. L'America, ad esempio, il Nord America, ha delle situazioni politiche molto molto stabili, e a fronte di un momento di economia che potrebbe non essere buono, adesso è anche buono, ma potrebbe non essere buono, comunque c'è una situazione politica stabile. Quindi i paesi emergenti sono sempre dei fondi, dei momenti, dei fondi da utilizzare in maniera speculativa e non per farsi un pensionamento di lungo termine. Okay? Il Brasile è uno di questi. Noi non abbiamo situazioni del genere, se non per un termine breve. All'interno dei nostri portafogli c'è un qualcosa di asiatico inerente a dei trend che noi sfruttiamo in un determinato momento, e una volta terminato quel trend escono dal nostro portafoglio, quindi ci aiutano in un determinato momento a sfruttare un trend di un certo tipo per poi lasciarli indietro, mentre ci sono poi degli evergreen che invece quelli ci accompagnano sempre. Quindi l'ETF Brasile purtroppo è una situazione da gestire, è una situazione che va gestita. Quando fai una speculazione va gestita in una maniera molto diversa. E ripeto sempre, visto che abbiamo parlato di fondo di investimento dedicato al pensionamento, il fondo di investimento dedicato al pensionamento non può e non deve assolutamente essere speculativo. Puoi prenderti una parte di capitale, lasciarla da parte e sfruttarla per fare delle speculazioni di breve, che ne so, un 10-20% di capitale. Vedremo che ne serve ancora meno per fare delle speculazioni di breve. Lo impareremo insieme a settembre, ragazzi. Lo impareremo insieme a settembre. Ma poco, ok? Poco dedicato, semmai, alla volontà di accumulare qualcosa in più da inserire sempre dentro il fondo, ok? Pietro, quando parli di protezione del fondo, cioè tagliare, intendi vendere una parte delle quote e poi riacquistare? Sì, intendo questa la protezione. Non c'è protezione migliore che la gestione, ok? Noi siamo abituati ad avere dei portafogli stabili perché ce l'hanno insegnato in banca, ce l'insegnano i promotori, ce l'insegnano i youtuber, di guardare i portafogli, quelli di Ray Dalio, no? Aspetta, quelli di che ha detto Tony Robbins nei libri, no? Quell'altro nel libro di qua, nell'altro nel libro di là. E poi quei portafogli che, quando va su, stanno abbastanza bene; quando va giù, dicono che perdono un po' meno, ma tanto perdono tutti. Poi quando va giù, e alla fine siamo sempre lì, ok? Se il mercato va giù e ci mette 5 anni per risalire, siamo nei guai, ok? La migliore cosa è la gestione, ok? Si fanno degli ingressi graduali, e nel caso in cui le cose possono non andare bene, sono situazioni economiche non più interessanti, si vanno a fare o delle riduzioni graduali. Noi abbiamo proprio dei piani di storno, quindi di uscita graduale dal mercato, o dei piani di uscita drastica, ok?
Chi è stato con noi, ad esempio, nel 2018, sa che abbiamo fatto un paio di uscite graduali nel 2018, per poi ripartire nel gennaio e nel febbraio successivo. Quindi è andata molto bene per il 2018. Abbiamo chiuso in positivo, nonostante il mercato ha chiuso in forte negatività, però c'è stato un periodo, lo stone è stato proprio nell'ultimissimo mese, ma abbiamo fatto molti, molti più numeri nell'anno successivo, rispetto al mercato. Mentre l'anno scorso abbiamo tagliato secco, quando abbiamo visto il panico delle persone, i supermercati svuotati, si taglia secco. Questa è la gestione che porta dei risultati straordinari. Protezione forte, i soldi quando le cose vanno male, i soldi stanno in tasca, stanno sui mercati. Allora, Max, quando parli di fondi, intendi ETF o fondi? Non avevi anche tu consigliato ETF più efficienti? Sì, assolutamente ti confermo. Gli ETF sono più efficienti, si spende meno per le persone che sono meno, come posso dirti, che fanno meno ricerche sui mercati, hanno meno tempo, scegli gli ETF. Ok? Scegli degli ETF. Ok? Tanto è la gestione che fa la differenza, lo stavo dicendo adesso. Per le persone che sono un pochino più sgamate, noi abbiamo all'interno dei nostri portafogli, dei portafogli personali, dove ci sono anche dei fondi dentro, dei fondi attivi. Ci sono pochi fondi attivi, sono pochi e spesso per un termine non troppo lungo, ma ci sono dei fondi attivi che performano di più, di un ETF e hanno delle spese ridotte, quindi bisogna saperli cercare. Quindi io dico sempre fondi o gli ETF. Se sei una persona meno, che guarda meno i mercati, ha meno voglia, ha meno tempo, utilizza l'ETF. Ok? Ci sono anche dei fondi interessanti, dei fondi attivi che fanno dei bei risultati. Ok? Semmai non battono il mercato in maniera continuativa, ma spesso riescono a battere il mercato, fanno anche meglio gli ETF per alcuni periodi. Per cui bisogna saperli scegliere bene, bisogna saper identificare. Ce ne sono a migliaia, però ci sono alcuni fondi di alcuni collocatori che spingono forte, spingono veramente forte. Poi da lì valutare una serie di cose, una serie di spese. Per cui, come ripeto, gli ETF sono più efficienti, i fondi attivi comuni sono da sconsigliare in linea generica per quelle persone che poi non stanno lì a guardare. Noi siamo delle persone che stanno lì a guardare, per cui spesso troviamo una serie di fondi, abbiamo una serie di collocatori che sono 4-5 che seguiamo e qualcosa ogni tanto entra nel portafoglio. Allora, ma considerando il trend del mercato verso l'alto, chi deve iniziare adesso? Il piano di accumulo per il pensionamento conviene? Sì, Pietro, assolutamente. Inizia immediatamente, senza pensarci nemmeno un momento, soprattutto per il piano di accumulazione dei risparmi. Assolutamente inizia. Anzi, guarda, sai cosa? È un'oretta, hai già perso un'ora. Dovevi iniziare già quando l'ho detto all'inizio della diretta, hai già perso un'ora. È una battuta per dirti immediatamente: okay, il piano di accumulazione di risparmi si inizia subito, ma anche il piano di investimento dedicato al pensionamento. Se tu oggi avessi, per dire, il piano di accumulazione di risparmi significa mettere, esempio, 500 al mese, per cui i primi 500 al mese piazzali immediatamente e inizia subito. Ma anche il fondo di pensionamento. Ok, se tu mi dicessi adesso io ho 100.000 da parte, che faccio? Non inizio perché siamo sui, ma no, no, inizia come? Immediatamente, certo, non inizi con tutti i 100.000, metti dentro adesso il 30%, poi fai delle entrate graduali in modo da andare a riqualificare il portafoglio nei momenti che semmai dove ci possono essere degli stormi, anzi, nel momento in cui metti, ti faccio l'esempio perché lo devi fare. Mettiamo che tu oggi dici, ti faccio l'esempio esagerato, Pietro, tu hai 100.000 e ti dico, guarda, fai una cosa, domani mattina piantati subito 30.000, ok? Benissimo, pianti 30.000, bello contento, bello tranquillo, e la settimana prossima, bellissimo, il mercato storna, che ne so, del 15%, ora il mercato non storna del 15% in un giorno, ok? Però inizia un periodo di storno, che il mercato storna, ti faccio l'esempio del 20%, ok? Tu dici, sto perdendo dei soldi. No, non stai perdendo dei soldi, perché se tu hai fatto un investimento dedicato al pensionamento
su una serie di strumenti dedicati a questo, che hanno un valore intrinseco di un certo livello, tu hai il 70% di liquidità da andare a inserire sul mercato, cioè molto di più di quello che hai messo, per cui hai la possibilità di andare a fare una mediazione del prezzo e appena il mercato, non dico che risale, ma risale appena appena, resta anche sotto dai massimi, tu avrai una media di ingresso bassissima e sarai in fortissimo guadagno. Ok? Così si crea un portafoglio. Chiaramente questo lo vai a fare una volta che hai creato il fondo di pensionamento su degli strumenti che hanno un valore intrinseco di un certo livello. È normale che se tu compri l'azione e domani l'azione crolla perché non vende più, domani tu compri Amazon e domani Amazon, sa perché crolla Amazon? È perché la gente non compra più. Eh beh, lì sono guai grossi. Se non compra più, è inutile che ci butti dentro degli altri soldi, perché se la gente non compra più, il prezzo da 3.000 dollari, non so quanto è oggi, scende a 2.000, poi a 1.500, poi a 500 e poi a 0,1. Ok? Per cui questo è. Quindi assolutamente sì, Pietro, si parte immediatamente e se il mercato va giù, si martella pesante. Quanto costano in percentuale qui? I fondi che dici tu, allora, i fondi comuni, noi abbiamo alcuni fondi, allora la percentuale di costo dei fondi attivi è sempre più alta degli ETF, costa 0,15, 0,20, 0,22, ok? Poco, 0,30, esageriamo, quindi molto poco. I fondi attivi hanno dei costi di gestione superiori, e sono costi di gestione che vanno saputi valutare, perché sono dei costi di gestione che si muovono dal 2 al 3,5%, quindi è tanto. Quelli che ti consiglia la banca sono quelli che costano di più, arrivano anche al 4%. Ci sono altri fondi che comunque paghi 2, ma la banca non te li consiglia perché la banca ti venderà sempre i fondi dove loro fanno maggior fatturato. Ok? Per cui se te hai un promotore finanziario, un banchiere, ecco perché dico sempre non ci devi andare, perché il banchiere inevitabilmente guadagna sul fatturato che porta. È normale che se io oggi guadagno sul fatturato, cerco di venderti il fondo che costa a te il 4% perché guadagno di più. Guadagno di più, punto, rispetto a darti quello che costa l'uno, dove io non guadagno niente. O l'ETF che costa 0,15, dove io non guadagno di zero. Io ti dirò che gli ETF non sono buoni, ti dirò che è molto meglio quello che costa il 4%. È normale, no? Questo è il destino di quelle persone che vanno in banca e non hanno cognizione. Ci sono dei fondi che, a fronte anche delle spese fisse, ci sono anche dei fondi che ti prendono delle commissioni di performance, e solamente sono anche peggiorativi perché le commissioni di performance, le commissioni performance te le prendono nel mese che fanno la performance. Poi se dopo, alla fine dell'anno, il portafoglio ha fatto peggio, non è che ti rendono indietro i soldi, assolutamente. Quindi attenzione anche a questo. Ecco, i fondi, ci sono dei fondi non male dove puoi spendere il 2, il 2,5, ma riescono ad avere, sono dei fondi attivi che si muovono in determinati settori, per cui possono avere delle performance superiori al mercato e superiori a un ETF. Quindi questa è la differenza. Nico, buonasera. Una buona banca online da dove iniziare il cammino potrebbe essere, allora, Nico, vai sul blog del MIPAI e proprio in settimana abbiamo aggiornato, te lo metto qui, proprio in settimana, quindi se sei iscritto alla newsletter ti è arrivato questo aggiornamento. Allora, dov'era il broker? Vediamo, taglio dei tassi, due elementi, finanza, investimenti. Aspetta, volevo metterti a disposizione, eccolo qua, guarda, te l'ho trovato, ti metto qua l'articolo del MIPAI aggiornato a questa settimana, e ti metto dentro articolo broker, ok, metto qua nelle risposte, vai a leggere e trovi una serie di broker. Ricordati sempre di fare una differenziazione tra broker e banca. La banca
ti offre questi servizi, però il core business di una banca è diverso. La banca la utilizzi se ti serve, che ne so, avere anche il libretto degli assegni, la domiciliazione, il bancomat, tutti i vari servizi. Il broker invece lo utilizzi solo per l'investimento, ha delle commissioni sicuramente spesso migliorative che spesso non tocca mai, ok? Quindi potrebbe essere più conveniente. Intanto grazie Nico, vatti a leggere questo articolo dove trovi l'imbarazzo della scelta. E andiamo a vedere poi Pietro. Quando dici Pietro, le quote del piano di accumulo dei risparmi non devono essere toccate, intendi che anche con un momento critico di ribasso, comunque effettui un taglio poi di acquisto delle quote. Sì, allora Pietro, durante dei momenti di quando sono delle difficoltà tipo economico, attenzione, non lo stornettino, eh? Stornettino come quello che abbiamo visto finora, no? Non si prende neanche in considerazione. Ci sono degli storni tipo quello dell'anno scorso, ok? O tipo lo storno del 2018, o tipo quelli del 2008-2009. Allora ci sono degli storni o dei crolli veri e propri, anche graduali. Si vende, quindi si va a vendere gradualmente delle quote o in maniera drastica o quote graduali e dopo si riacquistano in momenti diversi. Assolutamente sì. Questo capita una volta ogni tot anni, eh? Capita veramente molto poco. Allora, io direi che siamo arrivati al termine. Se non ci sono altre domande, eccolo qui. Ok, mi sto finendo. Ecco, allora, ho visto che le banche online non hanno messo Fineco, puoi dirmi perché? Perché costa troppo. Fineco c'è, ma costa troppo. Fineco prende 19 euro ad eseguito, quindi Fineco è molto buona, io ce l'ho, è molto buona per fare investimenti di alti capitali, ok? Alti capitali, quindi 15.000, 20.000, vuoi fare un portafoglio di investimento per la pensione, 50.000, 100.000, ok? Ma se devi fare dei piani di accumulazione graduale di risparmi, 200 euro al mese, 500 euro al mese, 600 euro al mese, pagare ogni volta 19 euro è veramente tanto ed è una delle commissioni più alte. E se non hai un tenore di capitali o di movimentazioni di un certo tipo, non te le abbassano nemmeno. Ok? Io ce l'ho perché essendo un correntista di vecchia data, da molto tempo, io ce l'ho da molto tempo il conto Fineco, e mi hanno lasciato le commissioni come erano, non hanno toccato i vecchi, mentre i nuovi ha delle commissioni troppo alte, non, assolutamente no, non va bene, commissioni troppo alte, non vanno bene, a meno che non hai alti capitali. Allora, onestamente, se tu oggi domani devi investire, che ne so, 120.000 euro e devi gradualmente entrare sul mercato, non è che stai a guardare se paghi 15 euro, 19 euro, 20 euro, non ti interessa, ok? Anche se onestamente è il solito discorso, perché buttarle? Non ha un senso, ok? La banca online ti dà garanzie che un broker non può dare, ma che broker intendevi? Allora, la banca online ti dà garanzie, sì. Allora, anche i broker ti danno garanzie, ma devi prendere dei broker che sono lì da tanti anni. Noi diciamo sempre i broker che puoi utilizzare Directa. Directa è lì dagli anni 2000, dal 2000. Veramente, l'ho visto la prima volta, direi che nel 2000 l'ho avuto, anch'io l'ho utilizzato per un periodo, che fa solo una piattaforma relativa agli investimenti. C'è DEGIRO, che ha una struttura interessante, è una delle ultime. Se vuoi qualcosa che ha che ancora molto, molto tempo, sono alcuni broker, devi vedere poi chi dà gli ETF, se vuoi fare gli ETF oppure no, però sono dei broker interessanti come Ava Trade, Active Trade, Interactive Broker, che sono broker che sono lì veramente da tantissimi, tantissimi anni. E quindi sono sicuramente broker interessanti. La banca ti dà questi servizi? Assolutamente sì. In questo articolo trovi diverse banche, per cui se vuoi la banca, vuoi sentirti più sicuro, vuoi la banca che abbia la filiale dove andare, prendi una banca e hai un servizio. Quelle che abbiamo segnalato sono tutte banche che hanno dei servizi con dei costi molto bassi. Marco, grande Marco, eccolo qua, grande alert di portafogli. Io credo che per settembre lo vedremo sicuramente. Io penso che per settembre vedremo qualche alert interessante. Conta che
Anche io stesso non ho più accumulo. L'ultimo accumulo che ho fatto io personalmente è stato a maggio, perché il mercato da maggio non ha avuto neanche uno storno, ha avuto 2 giornate che ha fatto almeno uno e il giorno dopo ce l'aveva riprese. È una cosa molto anomala. Abbiamo ritoccato i massimi d'agosto proprio come l'anno scorso, nel momento in cui la liquidità è molto bassa sul mercato, la meno attenzione. Io dico che per settembre c'è sicuro un alert proprio. Non dico al 100%, ma siamo lì, insomma. Tra l'altro, ecco, prendo uno spunto per tutti coloro che stanno utilizzando i nostri sistemi di investimento dedicato al pensionamento. Ci sarà una bella novità compresa per tutti, perché a brevissimo, a settembre, abbiamo introdotto una nuova fase assistenziale, che è la fase assistenziale dedicata all'internazionalizzazione, a tutte quelle persone che vogliono gestire. Per adesso ci sono già dei moduli per gestire la tassazione al meglio, per ottimizzare la tassazione, però per ottimizzare la tassazione sul territorio italiano. Faremo delle consulenze che saranno per tutti coloro che hanno già i nostri programmi di per seguire i piani di pensionamento, i fondi di pensionamento saranno inclusi, e ci sarà il piano di internazionalizzazione, quindi valutare la possibilità di utilizzare delle strutture estere, crearsi dei pensionamenti all'estero, creare dei fondi su conti esteri. Faremo vedere come funziona la fiscalità internazionale, sia per chi è un privato, sia per tutti coloro che hanno delle società o vogliono strutturare una società all'estero dedicata proprio alla funzionalità di questi obiettivi. Ok? Quindi saranno delle assistenze dedicate per tutti coloro che vogliono ottimizzare a livello fiscale, vogliono avere e comprendere come funziona una struttura internazionale. E sarà molto bella, ne parleremo comunque a settembre. Allora, Matteo ci dice diretta. Sì, benissimo, ma vale la pena avere 4-5 banche online per poter girare il bail-in? No, se sono tutte italiane, no, è proprio questo. Parleremo anche di questo a settembre. Se sono tutte italiane, no, perché in Italia è tutto centralizzato. Quindi è un sistema centralizzato. Un click e ti bloccano, vogliono bloccarti 10 conti, 10 conti ti bloccano. Ok? Qualche cosina riescono ad arrivare un po' dopo, ok? Tipo le banchettine di paesi, crediti cooperativi del buco, della montagna, ok? Quella roba lì si arriva un po' dopo, però è tutto centralizzato. Ok, fine. Ecco, potrebbe andare bene se investo 2004 al mese col piano replay. Allora, Angelo, 2004 col piano replay, comprando un ETF, cioè un ETF, sì, questo qui è un ETF sul Nasdaq. Sì, col piano replay costa poco, ma la convenienza, io ti sconsiglio di fare il piano replay, perché il piano replay è un piano, certo, è molto meglio accumulare in maniera fissa e fare un piano di questo che non fare un'assicurazione, Angelo, va bene, però io ti consiglio di utilizzare il metodo che trovi sulla pensione quando vuoi tu. Guarda, fai una cosa, vai sul mio sito, sulle risorse gratuite, trovi un estratto gratuito. Questo libro, La pensione quando vuoi tu, è un libro internazionale, è stato tradotto in 9 paesi, veramente utilizzato da migliaia di persone nel mondo. Il nostro metodo Capital Box Formula è un marchio internazionale registrato alla Camera di Commercio, e trovi un estratto gratuito di questo libro, quindi un estratto riassuntivo. Vattelo a scaricare sul mio sito, leggilo e guarda il metodo che noi utilizziamo. O altrimenti prendi il libro, lo trovi su Amazon o con un videocorso incluso. Ma utilizza questo, perché qualcuno dirà: no, ma sì, ma tanto sono pochi numeri in più. Vai a leggere e vedrai che quelli che tu pensi siano pochi numeri in più, in realtà, utilizzando questo metodo, tra 15 anni mi dirai che sono numeri in più. Cioè, si parla che fai un piano di accumulazione, da una parte tiri fuori 500.000, dall'altra tiri fuori 1.200.000. Questo è i pochi numeri in più. Ok? Quindi farlo in maniera automatizzata, per carità, molto meglio che fare l'assicurazione, molto meglio che non fare niente, per carità. Però perché, Angelo, viaggiare sul meglio che niente? Ok? Meglio il massimo.
Io non utilizzo il piano replay, è un piano che ti costringe a farlo. Loro lo fanno per prenderti le commissioni fisse. Ogni banca vuole legarti in qualche maniera alla banca in modo che tu resti lì a versare in maniera fissa, ok? Senza un metodo farai molto meno, ok? Poi 2.400 al mese il piano replay ci può stare, il piano replay paghi di meno, va bene. Okay, quindi se metti una cifra alta, però non puoi gestirla, la metti dentro e basta. Ok? Con il broker paghi una cifra di 2 euro, 2 euro e mezzo ogni volta che entri e puoi gestirla tu, entri quando dici tu, metti in atto il metodo e fai dei risultati molto, molto più alti. Ok? Allora, qualcuno ha Bink Bank, molti lo hanno, ma è cambiato molto Bink Bank. Io l'ho messo nell'articolo, è cambiato. Vedo che alcune persone lo stanno aprendo, è ancora buono con delle commissioni molto basse, ma tante altre persone hanno detto che hanno cambiato in maniera unilaterale le cose. Per cui accertatevi bene delle commissioni se guardate Bink Bank. Si può migrare da Bink Bank a diretta, puoi migrare dovunque vuoi. Ok, puoi migrare dovunque vuoi, puoi fare sia il trasferimento titoli oppure vendere e ricomprare se hai questi fondi da poco. Ok, quell'ETF che dice Angelo è un buon ETF per il piano pensione. Allora, l'ETF che dice Angelo è un ETF, il CSSPX, se non sbaglio, è un fondo sul Nasdaq, se non ricordo male. Ok, guarda, te lo dico anche subito. CSSPX, te lo dico subito. No, è uno Standard & Poor's 500. È uno Standard & Poor's, è un fondo sullo Standard & Poor's 500 che ha una quota alta, però è un fondo sullo Standard & Poor's 500, ma vale quasi 400 euro a quota, per cui comprare una quota ti costa quasi 400 euro. Per cui devi sceglierlo, quindi un fondo sullo Standard & Poor's 500, ok? È un ETF sullo Standard & Poor's 500. Quindi, se può andare per un fondo pensione, sì, assolutamente, può andare bene per fare un'accumulazione sul proprio fondo, dei propri risparmi. Allora, ragazzi, abbiamo superato come sempre il tempo. Io vi ringrazio, vi ricordo che ci saranno tante novità. Domani mattina seguitevi il video di Pensione Italiana contro Pensione Americana, seguitelo bene. In settimana ci saranno tante novità, ci saranno degli spezzoni di video molto molto carini presi dai miei video, ma delle spezzoni che durano 1 minuto, vedrete come sono carini, con tante massime, tante chicche da seguire. Noi ci vediamo la settimana prossima e dalla settimana prossima a settembre ci saranno tante, tante, tante novità. Per chiunque vuole fare il piano di pensionamento indipendente con noi, gratuito, e avere un piano scritto, vi ricordo massimilianocera.it/ inizia da qui, fai il tuo piano. Fino a domani, ragazzi, libri a sconto del 50%, quindi approfittatene e grazie a voi, grazie Marco, ma grazie a voi della bella serata e noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao a tutti, ragazzi, buon fine estate. Rientrate bene e state bene, mi raccomando, e non demotivatevi, perché si demotiva chi deve soffrire per tutta la vita. Per noi la cosa termina tra breve, termina un tempo molto più delimitato, quindi non dobbiamo sicuramente lamentarci, saremo sicuramente molto più tranquilli. Ciao a tutti e buonanotte.